Se mi dà... Poi. Eccoci qui. Dopo tanto tempo conosciamo anche Michele Nardelli, che vi parla e vi farà un riassunto di tutto quello che è stato fatto in questi 2 anni. Praticamente la ricerca delle connessioni tra settori della matematica, quali la teoria dei numeri, e settori della fisica teorica, come la teoria delle stringhe, la cosmologia di string, le Brane-Worrall, fino ad arrivare alla rottura della supersimmetria, supersymmetry breaking, come si dice in inglese, ci ha portato a delle conclusioni che a breve diremo. La ricerca in realtà inizia molto prima di 2 anni fa, inizia da quando il sottoscritto aveva 22-23 anni, ora ne ha 52. Sono sempre stato affascinato dal capire il come e il perché l'universo esiste. Mi ha aiutato molto la matematica. La matematica è stata la mia, diciamo, compagna. Che mi ha fatto capire tante, tante cose e per me, che sono un uomo di fede, mi ha anche avvicinato a credere di più all'esistenza di un intelligent design. Ma andiamo a quello che dovremmo dire, cioè riassumere nella maniera più breve, anche se ci vuole qualcosa, non è semplice in poco tempo riassumere tante cose. Quello che stiamo facendo. Attualmente mi sta aiutando anche mio figlio Antonio. Che sono proprio qui, sto qui a registrare il video, sto registrando il video. Che mi aiuta e dal punto di vista anche filosofico, perché lui si occupa della parte filosofico-cosmologica diciamo, delle mie ricerche. Con il suo pensiero, a volte abbiamo degli scambi di idee che io poi trasformo. Di sviluppo matematicamente. Dicevo la teoria dei numeri, perché la teoria dei numeri? All'inizio le mie ricerche sono state incentrate soprattutto sullo studio della funzione zeta di Riemann, teoria dei numeri che è poi è andata avanti con gli studi delle equazioni del genio matematico indiano Srinivas Ramanujan. Che però io già conoscevo quando ero ragazzo. Non pensavo di trovare quello che ho trovato. Forse abbiamo trovato una sorta di proposta per poter arrivare a una teoria matematica che poi potrà unificare le interazioni fisiche fondamentali. Questo come? Sviluppando le varie equazioni di vari settori della fisica teorica, ripeto, la teoria delle stringhe in principal modo, perché la teoria delle stringhe è la teoria di base su cui si fonderà una eventuale teoria unitaria dal punto di vista matematico. La teoria delle stringhe racchiude meccanica quantistica e relatività generale, perché è una teoria, diciamo, della gravità quantistica. O meglio, è la migliore teoria esistente che ha la pretesa, se così vogliamo esprimerci, di divenire un'eventuale teoria del tutto, anche se secondo un nostro parere una teoria del tutto non ci sarà mai. In che senso? Potremmo sempre conoscere l'universo e le sue leggi. Sempre in maniera più precisa, ma il tutto no. Il tutto richiederebbe conoscere l'infinito. Noi siamo esseri finiti, quindi non possiamo conoscere l'infinito. E qua ecco subentrano a volte i ragionamenti con mio figlio, che è filosofo, uno studioso di filosofia, che mi dice appunto: sì, l'infinito è il finito. Noi siamo esseri finiti, l'universo è infinito. Lasciamo perdere come ciclico
un universo, un multiverso, no, no, non ci soffermiamo sul come si evolve. Diciamo che noi siamo per la tesi di Stephen Hawking, che l'universo è, quindi è sempre esistito e attraversa varie fasi. La fase in cui si riduce a un minuscolo punto più piccolo del nucleo atomico, in cui densità, temperature, energia e curvatura sono infinite, e in cui è tutto quasi simmetrico, alta simmetria si dice, perché la perfezione anche nella più alta simmetria non esiste, esiste sempre una debole fluttuazione, ed è quella debole fluttuazione che poi fa sì che dal puntino iniziale, con il Big Bang, con quella che viene chiamata inflazione, che è un periodo in cui l'universo da dimensioni ultra microscopiche, si dice dimensioni di Planck, della scala di Planck, forse pure al di sotto, stiamo parlando di 10 alla meno 43 secondi prima dell'inizio, cioè un numero che non è l'inizio, ma è molto vicino. Praticamente sono 43 zeri che precedono il numero 1. Immaginate questo tempo di Planck. Poi dopo avviene questo fenomeno di inflazione, in cui l'universo si espande in maniera improvvisamente e prende le dimensioni di un sistema solare, fino a poi ad arrivare alle dimensioni attuali. Non solo, le ultime ricerche hanno notato che l'universo sta accelerando, quindi c'è una fase di accelerazione. L'accelerazione è dovuta a quella che si chiama energia oscura, che non è altro che il termine cosmologico, il fattore cosmologico, la cosiddetta costante cosmologica, lambda maiuscolo, che è insita nelle equazioni di campo della relatività di Einstein, che Einstein considerò il più grande errore della sua vita, invece è stato il più grande dono che ha potuto darci il grande genio di Einstein. La costante cosmologica è qualcosa di fondamentale, che noi con i nostri studi abbiamo anche analizzato dal punto di vista della teoria dei numeri. Ricordo le zeta strings o addirittura zeta cosmologi del grande matematico, compianto matematico Anatoly Karatsuba. Non so se la pronuncia è giusta, ma comunque è un grande matematico russo. Infatti c'è l'algoritmo di Karatsuba, è conosciuto per questo. Era un grande matematico, ma aveva anche lui capito che la funzione zeta poteva avere qualche connessione con la cosmologia. Perché ho detto questo? E poi ci avviciniamo già a una buona metà del nostro discorso. Perché la teoria dei numeri che io praticamente ho sviluppato in un particolar modo, cioè ho preso le formule di Ramanujan, ok? Ho preso determinati valori, determinati numeri e li ho definiti come condizioni iniziali. Ok. Con questi numeri, le equazioni della teoria delle stringhe, di svariati settori che stiamo piano piano analizzando, portano a delle soluzioni ricorrenti. Che significa soluzioni ricorrenti? Che sono sempre le medesime. Non proprio uguali, ma sono molto molto vicine a dei numeri che noi abbiamo chiamato numeri aurei, che fanno parte di un preciso intervallo, l'intervallo aureo. Che cos'è questo intervallo aureo? È un intervallo di numeri che va da 1,6 a 1,67. In questo intervallo aureo cadono tre numeri fondamentali nelle nostre ricerche. Il rapporto aureo 1,618,033,98, che ci è dato da radical 5 più 1 fratto 2, z2 sarebbe pi greco al quadrato fratto 6 ed è uguale a 1,64493 eccetera. E poi l'ultima, una classe invariant di Ramanujan, una classe invariant la cui soluzione noi abbiamo effettuato la radice
14esima e il numero è 1164,2696. Grazie, grazie Antonio. 1164,2696, la cui radice quattordicesima ci dà un numero aureo, 1,655,78. Poi ci sono le medie di questi numeri tra la sezione aurea e la Z2, tra la sezione aurea e il numero, la radice quattordicesima di questa classe, quindi di 1,655,78, tra tutte e tre. Noi, ripeto, le nostre soluzioni si rifanno sempre a questi tre numeri, cioè sono soluzioni, risultati, valori, come li vogliamo chiamare, numeri, che sono vicini a questi tre numeri. Ecco che si parla di frequenze. Frequenze perché? Se è vero, come pensiamo che sia, la teoria M, o teoria delle stringhe, M perché è teoria madre, in quanto, come vedremo, contempla anche altri oggetti oltre le stringhe. La teoria delle stringhe, dicevo, è una teoria che si basa sul concetto di frequenza, vibrazione. Tutto è vibrazione. E guardate, ci troviamo, anche la luce è vibrazione. Il campo elettromagnetico sono onde, frequenze, varie frequenze. Quindi se tutto è vibrazione, la teoria delle stringhe parla proprio di vibrazioni, di modi di vibrazione delle stringhe. A seconda di come la stringa vibra, dà la massa e la caratteristica di una particella. Quindi le varie frequenze delle stringhe corrispondono alle varie frequenze delle particelle. E del modello standard, che è il modello delle particelle, le particelle che si studia, anche alle superiori, sapete cos'è il modello standard delle particelle. Le particelle che noi siamo abituati a praticamente a ne sentiamo parlare anche in maniera divulgativa, i quark, i leptoni, lo stesso protone, il neutrone, i mesoni, queste sono le particelle del modello standard. Poi ci stanno le particelle cosiddette, ci stanno sia la supersimmetria che è contemplata dalla teoria delle stringhe. Difatti la supersimmetria dà origine a quello che viene chiamato SUSY, modello standard supersimmetrico, che contempla questi super partner delle particelle elementari. Quindi il fotone avrà come modello, come particella supersimmetrica, il suo, diciamo, come possiamo dire, gemello però supersimmetrico, così l'elettrone, così il quark. Tutto questo per dire cosa? Che secondo noi questi numeri aurei sono delle frequenze fondamentali, come le sette note musicali sono fondamentali per una composizione, sempre sette note, sono sempre quelle, sono, vedete quante composizioni. Noi sempre amiamo perlomeno la musica di Morricone. Morricone è un grande compositore, vedete quelle sette note, quante colonne sonore, quanta musica. Morricone non ha detto, per dire uno moderno, ma parliamo di Beethoven, il quale sentiva le note anche da sordo, perché il musicista le note, la musica la sente, come noi il matematico i numeri li sente, le soluzioni le sente, c'ha quest'occhio, un occhio interiore, come se fosse, ok? Nella matematica, nella musica, nell'arte, nella filosofia, nel pensiero in generale. Dicevo, queste frequenze sono appunto le frequenze auree. Ora, qual è la più fondamentale? Questo stiamo notando che come soluzioni ricorrenti tutto si riconduce a un articolo sempre del genio indiano Srinivas Ramanuja, che è equazioni modulari
e approssimazione a pi greco. Questo più o meno, modular equation and approximation to pi greco. Non l'ho pronunciato proprio perfettamente in inglese, ma questa è. Cioè, equazioni modulari e approssimazione a pi greco. In questo articolo c'è tutto. Tutto ciò che occorre per formulare questa teoria, che piano piano sta venendo alla luce. Ci sono anche altri numeri importanti, che ora dirò. Un numero importante è un taxicab number, come viene chiamato, 1729. 1729 è vicinissimo alla massa di un mesone scalare, scalar meson F0 1710, che è anche candidato Gruebel. Ok. 1729 meno 1 ci dà 1728, che è una J invariant, che si trova in una funzione dove ci sono vari numeri che compongono il cosiddetto Monstrous-Monstrein, si chiama. Perfetto, grazie. Quelle funzioni. Mi pare si chiamano anche funzioni di Sato, mi sembra, le Sato function, esatto. Mi sembra. Esatto. Funzioni di Sato, mi sembra. Esatto, sì, è così. E 1729, poi c'è 4096, compare questo numero, che non è altro che 64 al quadrato, ma 64 a sua volta è 8 al quadrato, quindi tutto si basa su 8. Attenzione che 8 è un numero di Fibonacci. Cosa sono i numeri di Fibonacci? È una sequenza di numeri infinita che ha la peculiarità che dividendo un numero per quello precedente, la serie tende sempre di più a fi, cioè al rapporto aureo, a quello che dicevamo prima, 1,618, 0,3398. Guarda caso, 8, che è anche un numero che appartiene alla teoria delle stringhe, 8 più 2 fa 10, che sarebbe il numero delle dimensioni della teoria di superstringa, mentre il numero di dimensioni della teoria di stringa bosonica è 26. Vabbè, questo ho aperto e chiuso una parentesi per dire che 8 è un numero fondamentale. Tra l'altro anche nel gruppo di Lie è 8, c'è proprio appunto questo numero. Dicevo 1729, quindi 4096. E la radice quindicesima, questa volta di 1729, ci dà un numero. O anche la radice quindicesima di 1728. Ecco. Ci dà un numero che è molto vicino a Z2, cioè a 1,644,93. Attenzione, questi numeri che stiamo dicendo non sono sempre, anzi, sono sempre vicini, noi otteniamo risultati vicini, molto vicini a questi numeri. Difficile ottenere il numero preciso, a volte si ottiene pure, ma si ottengono numeri vicini. Esempio 1,653, 1,643, 1,616, 1,617 riguardo i numeri auri. 4095,9, 4095,92, 1728 o 1727,9, 1728,6 o 0,9. Quindi noi pensiamo che questi risultati non sono altro che la conferma che le frequenze non possono essere precise, proprio perché sono tante, perché noi parliamo di un universo che noi vediamo, il nostro universo quadridimensionale, ma in realtà, cioè, secondo la teoria delle stringhe, l'universo è un multiverso, cioè una sorta di, come posso dire, si dice in termini scientifici bulk, proprio bulk si scrive, è come se fosse un qualcosa in cui poi ci sono universi paralleli o dimensioni. Guardate, molti li chiamano universi, altri li chiamano dimensioni.
Io credo che la teoria M, cioè l'attuale teoria, che contempla 11 dimensioni, 4 sono le nostre, le 3 dimensioni lunghezza, larghezza, altezza e tempo, che poi è lo spazio-tempo quadridimensionale di Einstein, e le altre 7 sono le dimensioni cosiddette nascoste o dimensioni extra che sono arrotolate, questa è la parola, wrapped in inglese, arrotolate in determinate entità geometriche che vengono definite spazi di Calabi-Yau, da Eugenio Calabi e Yau. Okay. Non solo, attualmente si parla anche di soluzioni solitoniche e istantoniche. Cosa sono questi solitoni e istantoni? Sono le D-brane e le NS5 brane, altre parole un po' particolari. Le D-brane sarebbero le D, sta per dire Schlee, D-brane. Le brane sono oggetti estesi, cioè la stringa che è come se fosse una sorta di elastico, ok? Può essere chiusa o aperta. Quando è aperta, le estremità della stringa poggiano su una lamina. Che essa stessa è una stringa però estesa. Perché la brana è di fatto una stringa però estesa, ha più dimensioni. Perché la stringa è a 2 dimensioni. Poi ci sono i punti che sono le D0 brane, vabbè. Sono varie classificazioni, insomma. C'è la D0 brana, la D1 brana, la D2 brana, la D3 brana. La stringa dovrebbe essere la D0 brana. No, il puntino, la D0 brana. Il puntino brana. D0 brana, sì. Sì. Giusto. A volte si fa confusione, sapete perché? Perché tra brana e stringa in realtà non c'è questa grande differenza. No, di fatto la stringa è una brana... Sono le brane fondamentali, diciamo così. Perfetto. Sono le brane allo stato fondamentale, perfetto. diciamo così. È lo stato fondamentale di ogni brana. E poi però ci sono le varie estensioni. Ora, le D-brane e i solitoni fanno parte di quello che viene detto il paesaggio della teoria delle stringhe. Quindi troveremo tanti solitoni, come dice un professore molto molto importante, molto molto conosciuto a livello di teorico di stringa, c'è uno zoo di solitoni nel paesaggio della teoria delle stringhe, e queste soluzioni solitoniche, anche se analizzate con le condizioni iniziali dettate dalla teoria dei numeri e precisamente dalla matematica di Srinivas Ramanuja, portano sempre a quei numeri ricorrenti di cui dicevamo prima. Concludiamo dicendo che secondo noi Z2, quindi pi greco al quadrato fratto 6, cioè 1,64493, è forse la frequenza fondamentale, forse più di fi e di questo radice quattordicesima della classe invariante 1164 virgola qualcosa. Perché è più fondamentale? Perché Z2 fa parte della funzione Z di Riemann, che ha un paesaggio anch'essa, ed è connessa alla distribuzione degli zeri, ai numeri primi, che sono i mattoni fondamentali della matematica, e c'è proprio il paesaggio della funzione Z di Riemann. Allora potrebbe, noi propendiamo che, o meglio, proponiamo che il paesaggio degli zeri di Z e la funzione Z, in questo caso particolare Z2, basta vedere i plot, i grafici, le immagini, vedete come possono essere paragonati a certe soluzioni di teoria delle stringhe. Questo potrebbe voler significare che matematicamente la funzione Z, ok, Z2 quindi, e questi numeri che girano intorno, 1729, la cui radice quindicesima ci dà un numero vicino a Z2, 1729 che è collegato ai taxicab number di Ramanujan,
64 che a sua volta moltiplicato per 27 ci dà 1728, la cui radice quindicesima ci dà un numero vicino a z2. Z2 a sua volta elevata alla quindicesima che ci dà un numero vicino a 1728. Con questo che cosa vogliamo dire? Che alla fine sono due i numeri fondamentali, anzi tre, meglio ancora, tre. 8, da cui deriva 64, 4096, 8192, che è SO, grazie, 8192, non è altro che un mi sembra un gruppo di lie, anche sì, un gruppo di lie, sì, un gruppo sì, di lie. Per me parlare così a braccio non è semplice, però io cerco di fare del mio meglio da studioso di matematica. Quindi dicevo S8 1192 e poi quindi 8 da cui derivano 64, 4096, 8192, 1729 sarebbe il Taxicab number, o detto anche Hardy Ramanujan number, ok? E 1,644,93, che sarebbe pi greco al quadrato fratto 6, che sarebbe z2. Notate che in z2 c'è anche pi greco. Pi greco è un altro numero, è un altro, più che numero, numero si dice trascendente, se non vado errato, numero trascendente fondamentale delle forme. Perché, e così concludiamo, z2... La funzione z di Riemann e z2, secondo noi, sono parte fondamentale per una teoria unitaria dal punto di vista matematico che unificherà le interazioni fisiche fondamentali e le forme di cui ancora non si sa, questa teoria delle stringhe, la teoria delle stringhe, le forme delle dimensioni compattificate, gli spazi di Calabiao o queste lamine che si come dice qualcuno, accartocciate in maniera complessa, secondo noi richiameranno le forme vicine al paesaggio della funzione z di Riemann, quindi ad esempio a z2. Questo penso che questo che abbiamo detto stasera potrà essere utile a chi ci ha seguito, chi ha avuto la pazienza di seguirci anche senza vederci, mi auguro che possa servire per il futuro e per qualche fisico, perché noi possiamo approfondire la nostra conoscenza dal punto di vista matematico della teoria delle stringhe. Infatti noi il nostro lavoro propende sulle connessioni tra settori della matematica, cioè la teoria dei numeri, e i settori della teoria delle stringhe. Ma per avere una teoria e far diventare teoria quello che stiamo dicendo ora dal punto di vista matematico, ci vuole la fisica. Non basta solo la matematica. Possiamo solo dire che le forme saranno forme che rispecchieranno Z2 e i numeri aurei. Quindi sono forme che richiamano il cerchio, l'ellisse, la spirale, e noi vediamo galassie ellittiche, galassie a spirale, e così nel microcosmo. Anche nel microcosmo vediamo terne di quark, protoni, elettroni, che sono stringhe che a loro volta vibrano, e le stringhe chiuse, forse la stringa fondamentale, perché ci sarà una stringa fondamentale, ora non ci dilunghiamo, però una stringa fondamentale potrebbe essere una stringa di forma ellittica, e l'ellisse contempla pi greco, come potrebbe essere una forma spiraleggiante, come una molla a spirale che contempla fi. Ecco quindi l'impronta di questo progetto di Intelligent Design in pi greco e fi, e in tutte, diciamo, le varie frequenze di questo intervallo aureo. Grazie.